Lo sai cos'è questo? È un dispositivo nanotecnologico che utilizza le lunghezze d'onda per migliorare la postura e l'equilibrio. Magari l'avrei visto indossato a qualche sportivo di fama internazionale o a qualche attore di Hollywood. Ma l'inventore è italianissimo e io mi vanto di aver contribuito in piccolissima parte a portarlo nel mondo dei dentisti. Ma in che ambiti un dentista può utilizzarlo? Assieme al mio collega Giuliano Angeloni di protocolli ne abbiamo fatti ben 10, ma io ora te ne anticipo 3. Primo, posizionato a livello dell'articolazione temporomandibolare, può aiutare il paziente ad avere meno tensione durante le sedute e ad aprire molto di più la bocca rilassando tutti i muscoli masticatori. 2. Messo in punti specifici del corpo, seguendo la medicina tradizionale cinese, come ad esempio questo, può aiutare i pazienti fobici ad avere meno tensione e meno stress durante la seduta dentistica. 3. Può aiutare pazienti e soprattutto bambini che hanno il problema di deglutizione disfunzionale, applicandolo a livello dello ioide, rendono molto più veloce il passaggio dalla deglutizione disfunzionale a quella corretta.